In provincia di Campobasso, ai piedi del massiccio del Matese, nel comune di San Massimo, nella sua parte più alta, a 1429 metri di altitudine, si trova la stazione turistica estiva ed invernale di Campitello Matese. La località offre uno spettacolo naturale incomparabile, dagli scenari disegnati dai faggi, dai castagni, dai cerri e dalle roverelle che si intervallano da ampie pianure. Per raggiungerlo, da San Massimo, si sale lungo le curve e i tornanti di una strada ampia e panoramica per circa 10 km. Appare da sfondo alla località l'imponente mole del Monte Miletto, 2050 metri sul livello del mare, che separa il Molise dalla Campania. Dalle sue cime si possono oggi ammirare paesaggi e panorami indimenticabili, l'Adriatico e il Tirreno, Ischia e le isole Tremiti, il Tavoliere delle Puglie. È qui che dal 20 luglio si sta preparando il Foggia di Pasquale Padalino. Campitello Matese, luogo che d'inverno è popolato dai tanti turisti della neve, gli sciatori, e questo è infatti il regno di chi ama la coltre bianca. D'estate però diventa il posto ideale per la preparazione per le squadre di calcio, ed è proprio qui, all'Hotel Crystal alle mie spalle, che il quartier generale del Foggia è stato allestito per la preparazione precampionato. Allora, mister, primi giorni di lavoro sono giorni importanti anche per avere un po' un panorama, no, di nuovi arrivi, i movimenti, le condizioni fisiche? Beh, per il momento stanno rispondendo tutti più o meno alla stessa maniera. C'è qualcuno che ha delle difficoltà dovute alle troppe vacanze, però hanno il tempo per rimediare. Qualche piccolo acciacco fisico in questa fase preparatoria c'è sempre. Ecco, quali sono le prime cose importanti che un tecnico deve fare per poter cominciare anche a fare una sorta di selezione, non per le scelte definitive, no? Ma per quanto riguarda per esempio l'assegnazione di ruoli o quant'altro? Sicuramente abbiamo cercato di mettere a disposizione i ragazzi e innanzitutto la disponibilità del gruppo che c'era l'anno scorso per farli inserire al meglio e soprattutto cercare di farli giocare nel ruolo per i quali abbiamo preso proprio loro. E poi attendiamo l'arrivo di altri in attesa anche di risposte più definitive per sapere in quale campionato andremo a giocare e soprattutto a creare quel gruppo e a consolidare quella struttura che già l'anno scorso ci ha visti protagonisti. Però paradossalmente, proprio in attesa di questa decisione finale, no, circa il campionato d'appartenenza, tu potresti ritrovarti a dover rifare un po' parte della preparazione con volti nuovi? Sì, in parte forse è così, però spero che coloro che andranno ad unirsi a questo gruppo abbiano in queste settimane fatto un po' di lavoro. È chiaro che abbiamo preso dei contatti con diversi giocatori, però prima di poi definire le cose bisognerà accertarsi che parteciperemo a un certo tipo di campionato, perché molti di loro sono legati solamente a noi se ci fosse la possibilità di essere ripescati. Diversamente ci dovremo così pronunciare su altri calciatori, cercare le alternative. Credo che Di Bari stia facendo proprio questo in questi ultimi giorni, proprio per definire quali saranno i componenti di questa rosa, affinché io con il mio staff possiamo lavorare in maniera ottimale. Direttore, allora, lavoro qui in ritiro, un lavoro un po' più bloccato invece per te per quanto riguarda la rosa dei calciatori, se non altro perché sei in attesa di una notizia importante che potrebbe cambiare anche, come dire, l'orientamento degli acquisti del Foggia. Sì, aspettiamo questa fatidica notizia, però allo stesso tempo cerchiamo di tenere la situazione sotto controllo, perché un gruppo di ragazzi, cioè una base su cui poter lavorare c'è. È ovvio che aspettiamo la prossima settimana per poter operare in maniera diversa, dipende da quello che, dalla categoria che andremo a fare. Oggi siamo in D e dobbiamo guardare in D, se domani saremo in Lega Pro bisognerà migliorare la rosa. E nella quiete surreale di Campitello, interrotta solo dallo scalpitio di qualche passeggiata a cavallo, i rossoneri stanno facendo il pieno di forza ed energia.
La giornata tipo come è fatta? Sveglia la mattina a che ora? Sveglia la mattina alle 8, colazione entro 8:30, si va per gli allenamenti del mattino che di solito sono quelli un po' più pesanti, dove si divide il lavoro o forza o parte atletica. Poi pranzo verso l'una, riposo pomeridiano perché è d'obbligo visto che i lavori del mattino sono sempre un po' più pesanti, e poi merenda con un caffè e si riparte per il pomeriggio. Ecco, è un po' tutto questo e sono circa 2 settimane, 3 settimane, si fa intensamente per creare qualcosa, una base importante. Il capitano di solito è immune dagli scherzi, ma c'è qualcuno insomma che fa scherzi anche durante il ritiro? No, diciamo che abbiamo il personaggio di Quinto che lui è quello che fa un po' più scherzi di tutti il gruppo, però insomma si fa perché è un gruppo sano, un gruppo dove già 7-8 dell'anno scorso sono stati riconfermati, quindi si fa anche per integrare i nuovi, quindi insomma nel gruppo, specialmente poi di 25 ragazzi, trovi il matto della situazione, però voglio dire, fanno parte del gioco. Abbiamo appreso dal capitano che ufficialmente sei il burlone del gruppo, insomma, nonostante il lavoro pesante trovi sempre spazio anche per giocare un po'. Non poteva dirlo, ma era lui quello che fa più scherzi di tutti, perché la domanda era lui. Comunque sì, nonostante la fatica ci divertiamo, abbiamo anche il tempo per divertirci e fare in modo che i nuovi si riescano ad integrare in maniera più semplice e veloce possibile. Lavoro, sudore e riposo in attesa della fumata bianca per l'approdo in seconda divisione.